11 giugno 1988 muore a Roma Giuseppe Saragat. Nato a Torino il 19 settembre 1898, Saragat si iscrive giovanissimo al Partito Socialista. Durante il fascismo Saragat si rifugia all'estero. Rientrato clandestinamente in Italia nel 1943, viene arrestato dai tedeschi. Rinchiuso nel carcere romano di Regina Coeli, riesce a evadere, prendendo a dirigere il partito dalla clandestinità. Deputato alla Costituente, Saragat è eletto presidente dell'Assemblea il 25 giugno 1946. Nel gennaio 1947 è il principale protagonista della scissione di Palazzo Barberini. Uscito dal PSI, fonda il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, poi Partito Socialista Democratico Italiano. Il 28 dicembre 1964, Saragat viene eletto presidente della Repubblica. Senta, e lei come si trovava in carcere? Ma cosa vuole? Lei mi fa delle domande curiose. Come si trovava in galera? Malissimo, credo. Vedi, sì, intanto ci si trova male, ma in quel momento particolare, però, essere nel carcere voleva dire avere 100 problemi, adesso 100 di essere ammazzati. E comunque l'atmosfera com'era in quel periodo? L'atmosfera in prigione era, lei sa come si usciva dal terzo braccio in un solo modo per andare alla fucilazione, quindi l'atmosfera non era certo serena. Però noi eravamo preparati. I tedeschi come lo trattavano? I tedeschi ci trattavano con un certo rispetto, perché loro erano convinti che noi fossimo dei Führer, dei capi comunisti. Senta, ma lei... Noi eravamo già condannati in via amministrativa dalle SS. Questo lo dice Pertini stesso nelle sue memorie, se lei lo ha letto. Sì. Noi eravamo condannati a morte in via amministrativa. Dunque di fatto eravamo condannati a morte. Quindi se non vi condannava... Poi se, indipendentemente da questo, noi saremmo stati ammazzati perché dopo un mese ci furono le forze argentine, quindi noi eravamo tra i primi a essere scelti. Quindi, e tutto questo avvenne in un periodo in cui voi stavate formando il CLN. Sì. Cioè, anche l'arresto mi pare che avvenne durante una riunione. Durante una riunione, no. La riunione dalla quale uscimmo, e quando uscimmo Nelli non lo riconobbero e noi fummo invece ciuffati, Pertini e io e altri. Foste arrestati in sette, Presidente? Cioè c'era lei, sì, Pertini? Io, Pertini, poi altri cinque. Sì.